Bene, siamo con i terzi assoluti di questo campionato italiano di pesca feeder a coppie, Federico La Spesa, Biancini Gianluigi. Insomma, un canal bianco un po' nuovo per voi, però l'avete subito inquadrato e subito domato. Insomma, domato è molto difficile, è stato il campo gara, la gara sia ieri che oggi. Comunque, diciamo, è andata bene. Sono Beh, due primi, insomma, vuol dire che avevate le idee chiare. Abbastanza. Allora, chiediamo a Federico, te che vieni dal mare, non, un po' diversa. Le profondità non hanno segreti per te, un canale come questo ti piace come... Sì, io ero venuto già 3 anni fa, la mia prima esperienza, il mio primo anno nel feeder e anche quell'anno andai molto bene. E quindi sulla base dell'esperienza di 3 anni fa abbiamo rimpostato queste due gare su una distanza molto corta, pescando con terra e fuil e le esche solite, abbiamo alternato il verde vase con il vermino e il morto, quindi la gara sostanzialmente l'abbiamo impostata così, con fili molto sottili, amo piccolo. Ecco, però abbiamo visto un canale a due facce, diciamo, con l'acqua completamente ferma e poi con l'acqua a defluire verso il mare, due approcci di pesca diversi. Avete cambiato qualcosa con queste due situazioni? Generalmente quando si è fermata l'acqua, che non tirava più, era diventata molto più difficile la pescata, quindi mangiate molto 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 difficili da vedere anche proprio sulla vetta e fili più sottili e pochissime esche da dare nel pasturatore. Questo l'abbiamo visto. Federico, è importante anche la dimensione del pasturatore per non far rumore quando... Sì, secondo me sì, infatti noi abbiamo optato per un open end medio e ovviamente la grammatura andava modificata in base, come hai detto te prima, all'andamento della corrente, quindi noi rimbalzavamo tra un pasturatore di 30-45 e in rari casi quando tirava fortissimo abbiamo messo anche 60 grammi. Però sicuramente sì, cioè cercare di avere un pasturatore che non facesse un botto troppo forte probabilmente era importante. Bene, primo assoluto, secondo assoluto, due coppie di casa, abitano qui, il Canal Bianco lo conoscono come le loro tasche, per cui onore ai vincitori. Assolutamente sì, bravissimi, hanno fatto delle gran gare anche loro, ovviamente conoscevano bene il campo gara, ma in ogni caso sono stati bravi a sfruttare le loro conoscenze. Bene, noi ti facciamo i complimenti, vi facciamo i complimenti. Grazie. E ci vediamo sicuramente alle prossime gare. Grazie mille a voi. Buon rientro a casa, ciao. Grazie.